Bene amici della Soundtrack World, oggi vi presento la recensione molto approfondita di questo Freaksbox 7490 di casa AVM, la casa tedesca che ha prodotto questo modem, un modem VDSL ADSL 2+, con tecnologia DECT e anche la possibilità di essere un centralino telefonico, tantissime funzioni, scopritele in questo bellissimo video. Bene amici della Soundtrack World, finalmente dopo 6-7 mesi di intenso utilizzo come modem principale, eccola qua la recensione del Freaksbox 7490 di AVM. Allora, una volta inserito e fatto l'accesso alla pagina di configurazione, questa è la schermata che vi si presenterà. Se avete necessità di sapere come accedervi e quant'altro, potete chiedermelo in descrizione. Per prima cosa dovete mettere, quindi cliccare qui, modalità avanzata, qui avrete modalità standard. Passerete in una modalità dove alcune funzioni, modalità standard, sono nascoste. Per prima cosa andiamo a vedere quello che è il comparto della DSL. Questo è il comparto della DSL. Come potrete vedere abbiamo diverse informazioni, abbiamo il tipo di DSLAM utilizzato, la velocità in ricezione, in trasmissione, quindi download e upload, il tempo di uptime, il tipo di ADSL che stiamo utilizzando e la versione della DSL. In DSL abbiamo tutta una serie di informazioni, quali per esempio il bit swap se attivo, l'SRA vedete che è disattivo, la capacità della linea, la velocità ricevuta, gli errori correggibili e quant'altro. Vado di fretta, se no la recensione la faccio di 40 minuti. Qui abbiamo due grafici che ci rapportano il rapporto segnale rumore e la banda di portante in frequenza in kHz, quindi il download e l'upload sostanzialmente. Qui abbiamo le statistiche delle ultime 24 ore, degli errori non correggibili, le sincronizzazioni e il margine rapporto segnale rumore, e qui abbiamo le impostazioni di linea. Questo è un tweet molto interessante che permette di regolare l'SNR, quindi aumentare la stabilità o le prestazioni. Nel caso in cui non vi si allinei la DSL, potete utilizzare una versione del driver più vecchia. E potete anche utilizzarlo se su NX-A che su NX-B. NX-B soltanto Austria, parte della Svizzera e la Germania. Il feedback, insomma, qui potete dare un feedback ad AVM per quanto riguarda la stabilità, le interruzioni occasionali, le interruzioni frequenti o la sincronizzazione impossibile. Il vostro collegamento avviene tramite filtro DSL, mettete questa spunta e invierete il feedback a AVM. Ok, quindi per quanto riguarda il comparto DSL è questo, quindi dati d'accesso, metterete i vostri dati per la configurazione alla linea DSL, non posso andare per via della privacy della mail, ma torniamo in panoramica, parliamo un po' di rete, quindi clicchiamo qui, vediamo un attimino tutte le varie informazioni riguardo alla rete locale. Abbiamo per esempio la possibilità di sapere se PC è connesso con cavo Ethernet oppure se è connesso in VLAN, a quanti gigabit e su quale porta. In impostazioni di rete invece abbiamo la possibilità di modificare, per esempio, adesso lo facciamo, modificare per esempio le porte, le mettiamo tutte in fast Ethernet, quindi 100 megabit in full duplex, ci vuole un po' per aggiornare questa opzione. E successivamente abbiamo anche la possibilità di attivare la porta 4 come ospite, quindi per esempio ci collegate un access point, tutti quelli che si collegheranno con l'access point oppure date la connettività a un amico, lui metterà un router, non vedranno la vostra rete locale, quindi per esempio se avete un server di LNI sotto, un NAS e quant'altro, non avranno modo di accedervi a questi dispositivi. La possibilità di cambiare l'indirizzo IP del Freaksbox e successivamente le rotte statiche e l'NTP server per avere sempre l'ora aggiornata e anche quindi con l'ora solare, l'ora legale e quant'altro. Dispositivi USB, qui abbiamo la possibilità di per esempio mettere le porte in 3.0, in 2.0, in green mode, quindi se avete dispositivo che supporta la 2.0 è inutile lasciarla in 3.0, la metterete su 2.0. Questa è la possibilità di, nel caso in cui non viene riconosciuto un USB per qualsiasi casistica, potete spuntarla e allora verrà riconosciuta al 99.9 periodico. Abbiamo anche la funzione di NAS, infatti il Freaksbox ha già una memoria da 500 MB integrata con la possibilità di condividere per un massimo chiaramente di 500 mega in DLNA, quindi dei dati che voi inserirete o tramite smartphone o tramite PC. Il media server, quindi
come vi dicevo, la possibilità di avere anche Google Play Music. Andatevi a vedere la recensione che ho fatto del Frixphone C4, perché vi potete ascoltare, per esempio, se avete un abbonamento Google Play Music, per esempio, la musica dovunque voi siate, chiaramente all'interno della vostra abitazione, tramite la tecnologia DECT, che dopo spiegherò in maniera un pochino veloce. Radio web e podcast, sempre per quanto riguarda il DLNA, quindi completamente configurabili all'interno della vostra rete e anche con il Frixphone C4, che tra l'altro ha un ottimo altoparlante, veramente molto molto performante. Bene, torniamo in panoramica, vi parlo un po' della rete wireless, quindi andiamo sulla rete VLAN, qui abbiamo la possibilità di navigare a 2,4 GHz e a 5. Per quanto riguarda la rete 2,4 GHz, se i dispositivi lo supportano, abbiamo la possibilità di essere allineati fino a 450 megabit, invece a 5 GHz in tecnologia AC a 1300 megabit. Il mio smartphone Samsung Galaxy S6 si allinea intorno agli 800 megabit, quindi devo dire una velocità davvero molto molto ottimale. La possibilità di vedere i dispositivi connessi, e passiamo subito al canale radio, perché qui è un po' interessante. Abbiamo due grafici, sia per quanto riguarda la banda 2,4 GHz che per quanto riguarda la banda da 5 GHz, che ci dicono quali reti wireless sono e su quali canali. Abbiamo la possibilità di mostrare le interferenze wireless, quindi di conseguenza scegliere il canale wireless più appropriato. E anche sulla banda da 5 GHz abbiamo questa possibilità. Qui abbiamo i dispositivi connessi, anzi scusate, qui abbiamo le reti wireless vicine e i canali in uso. Passiamo alla sicurezza, perché abbiamo la possibilità di modificare la password chiaramente e di connettere magari un range extender con il tasto di VPS, quindi push and connect sostanzialmente, tasto di VPS sul Frixbox 7490 e poi sul dispositivo da connettere. Una funzione molto carina, che devo dire essere davvero molto green, è la possibilità di spegnere il wireless in determinati orari. Quando è blu la rete wireless è attiva e quando e bianco la rete wireless è disattiva. L'accesso ospite è un po' come la porta LAN 4, però vi permette di creare proprio un'ulteriore rete wireless alla quale potete per esempio definire delle regole, e tra l'altro loro non possono vedere anche qui la vostra rete locale. Anch'essa si può spegnere e accendere in modo completamente autonomo, avere una password diciamo separata e un QR code per la connessione rapida dei dispositivi. Ripetitore, infatti il Frixbox funziona anche da ripetitore con tecnologia VDS, vi sconsiglio di utilizzare tale tecnologia. Torniamo alla panoramica del Frixbox. Ora vi parlo un po' di telefonia, perché vi voglio parlare un po' di telefonia. Questo Frixbox ha la possibilità di inserire la linea telefonica nel Frixbox, quindi sfruttare i telefoni come il Frixphone C4 collegati direttamente al Frixbox in DECT, ok? E questo per quale motivo? Perché in questa modalità noi abbiamo la possibilità di, per esempio, filtrare le chiamate, oppure se abbiamo una VPN attiva con il Frixbox, dal mare a Varazze io posso collegarmi al Frixphone in VPN ed utilizzare sostanzialmente la tariffa che ho a casa, quindi se abbiamo le chiamate gratuite ai cellulari fissi io posso sostanzialmente tramite una connessione internet collegarmi al Frixbox ed utilizzare quella tariffa, quindi chiamerò praticamente senza costi. Un'altra funzione veramente molto carina è quella della possibilità di bloccare i numeri. Questi sono tutti i numeri di call center che mi continuano a tartassare tutti i giorni. Voi direte, ma questo numero è corto? Oppure voi direte, ma il numero cambia del call center? Infatti io blocco le radici. Bloccando le radici, togliendo gli ultimi tre numeri, ho bloccato tutti i call center. Quindi senza nessun tipo di problema, in maniera veramente molto molto semplice. Abbiamo poi la possibilità di deviare le chiamate, chiamare il Frixbox e tramite un PIN fare poi la connessione ad altri numeri nel caso in cui per esempio non abbiamo la possibilità di una VPN. Le regole di composizione, quindi per esempio possiamo dire di chiamare sempre con il più 39, oppure possiamo per esempio chiamare degli interni e i prefissi poi dei provider.
Dispositivi di telefonia, abbiamo la possibilità di avere tutti i vari dispositivi, possiamo chiamarli internamente con un nome, possiamo rinominarli, poi chiaramente sul dispositivo di conseguenza il nome sarà rinominato, quindi abbiamo proprio un centralino DECT a tutti gli effetti, e questo è il numero chiaramente errato, per questioni di privacy l'ho modificato, ma chiaramente poi uscirete con il numero corretto nel caso in cui chiamate delle persone. Impostazioni di connessione, qui abbiamo la possibilità di modificare per esempio il prefisso urbano, il prefisso nazionale, oppure di lasciarlo in automatico. Abbiamo poi la possibilità del VLAN, PVC, per quanto riguarda la telefonia VoIP che arriva su PVC differenti, insomma una miriade di configurazioni. Il fax, quindi abbiamo la possibilità di configurare un fax, vi arriverà la mail sul vostro smartphone, insomma sulla vostra casella di posta elettronica, e potrete tranquillamente avere quindi un centralino fax, tutto con un unico prodotto. Chiamate sveglia, quindi sostanzialmente vi chiameranno in determinati orari, per esempio mettete una sveglia del lavoro e tutti i giorni il Frixphone suonerà per svegliarvi per andare a lavorare. Abbiamo la possibilità di configurarne fino a 3. Questa è una funzione davvero carina, perché permette di sincronizzare una nuova rubrica, quindi quando vi chiamerà qualcuno, se è un amico e vi chiama sul cellulare, vi appare per esempio Alessio smartphone oppure nonna Pina. Però se siete a casa chiaramente dovete creare una rubrica, oppure con Flixbox potete caricarla direttamente da Gmail, in modo tale che non dovete tutte le volte creare una nuova rubrica. Cioè, che vi chiami sullo smartphone o che vi chiami a casa, sul vostro Flixbox C4 vi apparirà sempre nonna Pina e non il numero. Quindi questa è una funzione davvero molto carina. La possibilità della segreteria telefonica, che si attiva dopo 20 secondi, andiamo un attimo a vedere le impostazioni, potete attivarla dopo 20 secondi oppure decidere dopo quanto, e avere anche la possibilità di cambiare il messaggio di saluto, insomma funzioni a 360 gradi con questo Flixbox C4, quindi potete veramente far diventare questo Flixbox proprio un vero centralino telefonico. Siamo già passati alla panoramica, andiamo a vedere un attimino le funzioni DECT, quindi dovete attivarla necessariamente. Io a casa ho un Frixphone C4 che ha all'interno, quindi io lo posso chiamare con per esempio l'applicazione Frixphone App sul mio telefono, posso sostanzialmente chiamare il Frixphone C4 in interno. La stazione base è questa, io ho istituito un PIN per fare il pairing tra il dispositivo DECT e il Flixbox. Domandona delle ore 16:33, ma io posso associare un telefono che non è Flixbox ma che ha la tecnologia DECT? La risposta è sì, potete tranquillamente farlo, infatti DECT è un protocollo standard. Potete anche evitare di avere magari qualche problematica nell'associazione per via di driver particolari o firme particolari, metterete questa spunta e tutto verrà tranquillamente accettato. Quindi potete collegare anche 10 dispositivi DECT, tutti collegati al Flixbox e tutti con le regole di ingresso, chiamate e quant'altro. Se avete invece telefoni normalmente collegati all'impianto del telefono e non avete fatto il ribaltamento delle prese, le regole chiaramente delle chiamate non avverranno, perché non passano dal Flixbox. Qui il monitor DECT, abbiamo appunto il Flixbox, abbiamo produttore AVM, C4, abbiamo la frequenza in uso, lo slot temporale, il codec del Frixphone C4, la modalità eco e quant'altro. Informazioni avanzate, abbiamo la possibilità di sapere se ci sono degli errori tra il Frixphone e il Flixbox, quindi per esempio se ci sono troppe interferenze e quant'altro, non me ne è mai apparso uno. Qui abbiamo la possibilità di configurare la mail, quindi di vedere tramite il Frixphone le mail. Come vi avevo detto, la possibilità di gestire il DLNA, radio web e podcast e le notizie anche RSS. Insomma, tornando alla panoramica, veramente funzioni proprio da manicomio. Abbiamo 200 milioni di cose che si possono fare in maniera completamente diversa. Possiamo personalizzare, per esempio,
come vi ho detto, le chiamate in ingresso, in uscita. Insomma, con questo Flixbox veramente non avrete tranquillamente nessun tipo di problema. Voglio farvi vedere uno speed test con questo Flixbox. Intanto mi pare da non aver dimenticato nulla. Eccolo qua, il download veramente, veramente ottimale. Con altri modem riuscivo a prendere 1450. Poi guardate la fluidità, la linea qui come ben diritta, cioè non abbiamo problemi di allineamento, di nessun tipo. Poi vi faccio uno speed test con un server che utilizzo sempre io, si trova in Francia, si chiama lefibre.info. Se vedete il mio speed test fatto con il TP-Link Archer D7, potrete poi comparare questo Flixbox al TP-Link. Eccolo qua, il server è lefibre.info. Quindi poi anche con il tweet, per quanto riguarda la modulazione della DSL e quant'altro, potete poi regolare tutti questi parametri. Se non vi aggradano, avete delle disconnessioni o troppi errori, potete diminuire la portante aumentando poi la stabilità per esempio della linea e quant'altro. Insomma, come potete vedere, di solito io pingo intorno ai 32-33, questo è 34, va tranquillamente bene, non c'è nessun tipo di problema e quindi comparto per quanto riguarda DSL veramente potete stare tranquilli. Non vi ho detto che anche VDSL2 e supporta il vectoring, ve lo dico adesso, e l'upload è veramente 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 buono. Torniamo un attimo alla panoramica. Ok, abbiamo anche il menu di diagnostica, infatti qui se fate avvio e vi dà qualche X vuol dire che c'è veramente un problema. Flixbox vi dice come risolverlo, è finalmente una diagnostica che è degna di tale. Nella parte sistema abbiamo il monitor per l'energia, per quelli un po' più green, possiamo vedere quanto consuma, le prese phone analogiche, l'USB ora è disconnessa, le porte in uso, insomma una serie di informazioni che sono davvero interessanti. Abbiamo anche le statistiche, la temperatura massima si attesta intorno ai 120 gradi, la temperatura massima nelle ultime 24 ore vi dice se è stata superata, insomma l'occupazione della RAM, l'utilizzazione della CPU, insomma avete veramente tantissime cose. Il servizio push non lo premo perché ho la mia mail personale all'interno, ma nel servizio push potete dire per esempio al Flixbox che quando cambia l'IP ve lo comunica, quindi una sorta di alternativa al DDNS e un'altra serie di informazioni. Torniamo un attimino alla panoramica, andiamo nella parte internet dove abbiamo tutta una serie di informazioni. Abbiamo il mio DDNS perché abbiamo la possibilità di settarne uno, abbiamo la possibilità delle VPN, la possibilità del accedere alla pagina del Flixbox da remoto, quindi tramite l'indirizzo IP o il DDNS, l'abilitazione delle porte, spuntate sempre UPnP, e qui abbiamo la possibilità di attivare delle porte. Questa è la Foscam che avevo utilizzato, ora non l'ho più. E insomma veramente una miriade di informazioni. Qua possiamo registrarsi al sito di myfreaks.net ed accedere tramite un sito ufficiale AVM con le credenziali direttamente al modem, quindi al modem ci si può accedere veramente in 200 modi diversi. E qua abbiamo già visto le varie informazioni della DSL con il tweet per quanto riguarda la stabilità della linea e quant'altro. Torniamo alla panoramica, che dire di questo modem? L'ho utilizzato da circa 7 mesi, forse anche di più, era inverno quando l'ho acquistato su Amazon, e devo dire che ragazzi è veramente qualcosa di eccezionale. Dovete utilizzare, se acquistate questo modem, il comparto della telefonia, perché sennò veramente è inutile acquistare un modem del genere perché ha veramente tantissime funzioni. Quindi il consiglio qual è? Se utilizzate il comparto telefonico, quindi il DECT e per quanto riguarda blocco chiamate e quant'altro, la possibilità quindi di connettersi in VPN e di sfruttare la vostra linea tramite iOS Android, allora acquistate questo prodotto. Ma nel caso in cui non utilizzerete la parte fonia o la vorrete utilizzare, allora potete acquistarlo, se no magari fate a meno e acquistate un prodotto che non ha quella parte e lo pagate anche meno. Però a livello di wireless, resa wireless, devo dire che la ricezione è davvero ottima. All'interno il Flixbox ha delle antenne ad alto guadagno, quindi
Come copertura siamo veramente molto molto efficienti. L'Archer D7 di TP-Link, per esempio, diciamo che ha un wireless leggermente migliore, però si parla di inezie, quindi alla domanda il wireless di questo Freaksbox 7490 è buono, la risposta è sì, è un ottimo wireless di qualità, e poi anche il firmware fa sì che vi negozia in AC o in G, insomma è veramente un modem per chi necessita di prestazioni, affidabilità, non si impalla mai, vi dico, una volta mi si è impallato e si è riavviato da solo, non si inchioda mai, il firmware è sempre iper aggiornato, anche se da quando l'ho avuto è uscito soltanto un aggiornamento. La memoria NAS integrata da 400 MB lascia un po' il tempo che trova, potevano tirar giù magari una ventina di euro e non mettere quella funzione, però c'è, è presente, le porte 3.0, le stampanti vengono riconosciute sempre in USB in maniera efficiente, quindi potete stampare in rete tranquillamente senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda i giocatori online, vi posso dire che io gioco PS4 e non ho mai riscontrato problemi di lag, mica lag e quant'altro. E voi direte, sì, ma tu hai una linea performante. No, ho provato alcuni modem di fascia bassa, per esempio dei tipi di fascia bassa, e avevo provato ad avere dei tipi di lag o qualche problematica. È comprensibile, perché chiaramente non si può pretendere di paragonare un modem da 30 euro con un modem da 280. Io l'avevo pagato intorno ai 260 euro, quindi questo è anche da dire. Bene, per questo video è tutto, vi ringrazio di avermi ascoltato, spero di averlo fatto molto smart, vi dico che ho dovuto rifarlo la seconda volta perché la prima volta l'avevo fatto da 1 ora e mezza e non sto scherzando. Vi invito a mettere un mi piace al video, condividerlo sulle pagine Facebook, chissà se magari AVM me lo mette sulla loro pagina ufficiale. Fatemi delle domande sotto nei commenti riguardo alla telefonia VoIP oppure il wireless, gaming online, come si aprono le porte e quant'altro, e io vi risponderò senza nessun tipo di problema. Però vi chiedo di iscrivervi al canale, perché è vero che tante persone guardano i miei video ma non si iscrivono, e stiamo parlando del 90% delle persone. Ciao a tutti da Alessandro Techworld.